tutti, presentiamo qui e queste sono anche le istruzioni per il nostro decoder. È un decoder che è predisposto per la nuova TV digitale terrestre, quindi andiamo a vedere un attimo da cosa è composto. Come abbiamo già detto, il nostro dispositivo si tratta di un dispositivo miniaturizzato che riesce praticamente a risolvere il problema degli ingombri, che sono la maggior parte dei problemi dei decoder digitali terrestri. Quindi questo verrà collegato dietro il televisore con questi due fili, non saranno necessarie prese di corrente ulteriori, solo questo qua, che è il ricevitore infrarossi, dovrà stare in bella vista perché il telecomando dovrà essere comunque in comunicazione con questo. Il nostro decoder è venduto solo sul canale Amazon e come vedrete abbiamo un nostro centro assistenza che vi aiuterà anche in caso di installazione, anche su WhatsApp video e tutto il resto. Quindi vi invitiamo, se non l'avete già testato, andare su ad Amazon e acquistarlo per poter salvare, diciamo, il vostro vecchio televisore e non dover comprare un nuovo TV, che come sappiamo comunque va a costare sicuramente sopra i 300 euro. Con questo prodotto, che costa circa 30 euro, andiamo a risolvere tutta la problematica della nuova TV digitale terrestre. Allora, vediamo il contenuto. Qui c'è il nostro manuale, in questo caso con numeri di riferimento, il nostro contact center, WhatsApp, questo è il nostro numero di telefono, il nostro di tutto il necessario per contattarci. All'interno troviamo cavo HDMI, questa è una semplice prolunga che poi andrà collegata, se necessaria, dietro il televisore, ok? Questo è cavetto in dotazione. Altro cavetto in dotazione è una presa USB, questa una va collegata al decoder, una va collegata a una sorgente USB che potrebbe essere dietro il televisore oppure un semplice caricabatterie come questo qua per il vostro cellulare. Quindi queste sono le due opzioni, o dietro il televisore se presenti, oppure su un semplice caricabatterie da cellulare. Procediamo. Questo è il ricevitore infrarosso e il display del telecomando. Tutti questi dispositivi, tutti questi fili che abbiamo visto, devono essere collegati al decoder. Ecco, il decoder, come vedete, è miniaturizzato, è molto piccolo, ha la porta HDMI, come vedete, questo è l'ingresso USB e questo è l'ingresso degli infrarossi, nonché anche c'è l'ingresso dell'antenna. All'interno della confezione c'è in dotazione anche l'adattatore per l'antenna classico. Quindi adesso andiamo a vedere come installare e come collegare tutti i cavi fino al collegamento dietro il televisore. Ecco, la procedura va fatta esattamente nella sequenza in cui vi mostrerò. Quindi questo è il vostro decoder, prendete il cavettino USB, eccolo qua, andiamo proprio a slegare anche i cavi, vedete molto bene, così inserite qui nella porta USB, ecco qua, questo era il primo connettore. Poi abbiamo il ricevitore a infrarosso che va montato qui. Consiglio vivamente, prima di montare l'infrarosso, di mettere l'adattatore che si avvita semplicemente. Inseritelo qua, avvitate bene, senza forzarlo troppo, ma che ci stia. Poi riprendiamo il ricevitore infrarosso e lo andiamo a inserire nella porta. Ecco. Questa, come dicevo prima, rimane soltanto una prolunga che possiamo utilizzare in caso che magari dietro il televisore non c'è abbastanza spazio. Quindi adesso andiamo a vedere come collegarlo al vostro televisore. Qui siamo di fronte a un televisore abbastanza recente,
Come vedete, tutti i televisori sono dotati più o meno di queste porte. Partiamo dalla porta USB, si riconosce da questa parte bianca centrale, la porta LAN, che è una porta di rete, non ci serve in questo caso. Quello che interessa a noi è la vecchia antenna, le porte HDMI, che sono riconoscibili perché hanno questi rettangoli con questi tagli, diciamo, laterali. Ok, quindi andiamo a vedere come si monta. Togliamo il vecchio cavo dell'antenna. Mi raccomando, i cavi che vengono utilizzati per montare questo decoder devono essere cavi come questo, cavi presso fusi di nuova generazione, perché abbiamo ricevuto molte lamentele su a volte magari qualche decoder non prende bene il segnale perché vengono utilizzati dei cavi di vecchia manifattura, magari di quelli fatti a mano, che non ricevono bene il segnale. Ok, detto questo è il decoder che abbiamo montato prima. Andiamo ad inserirlo direttamente, oppure nel caso nostro utilizziamo la prolunghina USB per lavorarci un pochino meglio. Inseriamo sulla porta HDMI 1, ecco qua. Poi successivamente proprio andiamo a inserire il decoder sulla porta HDMI. Poi passiamo alla porta USB. Come dicevo prima, se non fosse disponibile la porta USB nel televisore, utilizziamo semplicemente un caricabatterie USB e lo inseriamo nella presa di corrente. Nel nostro caso ce l'abbiamo, quindi andiamo a inserirla. Facciamo, ecco qua. Ok, tutto inserito. Nel nostro caso si è acceso anche il display perché il televisore è acceso, ma si accenderà chiaramente il decoder solo quando il televisore è acceso. Ora vediamo anche la cosa, mi stavo dimenticando, la cosa più importante. Chiaramente inseriamo il cavo dell'antenna che era inserito prima nel televisore, lo inseriamo nel decoder. Ecco, queste sono le fasi preliminari. Come vedete, antenna, ricevitore. Mi raccomando di seguire la sequenza che ho appena fatto, quindi inserite la porta, tutto deve essere collegato, quindi questo deve essere collegato, questo deve essere collegato, andiamo a inserirlo sull'HDMI, poi come ultima cosa attacchiamo l'USB, perché se questo qua è staccato prima che colleghiamo la porta USB, il decoder non si accenderà. In ogni caso, per fare un reset rapido, staccate e riattaccate l'USB. Passiamo alla configurazione del televisore. Andiamo al nostro televisore che è stato acceso con il vecchio telecomando e andiamo a configurare il decoder. Normalmente la maggior parte dei televisori ha un tasto simile a questo. O c'è scritto input o c'è scritto source. Andiamo a premerlo per posizionare il televisore, in questo caso come vedete sul HDMI 1 o 2 a seconda di quello che il vostro televisore riporta. Quindi lo selezioniamo, ecco qua, compare il menu del nostro televisore. Adesso andiamo a vedere come si montano le batterie sul telecomando e come si fa la prima sintonizzazione. Con il nostro telecomando abbiamo rimosso lo sportellino, inseriamo le batterie, chiudiamo le sportelline. Ecco qua, questo è il nostro telecomando. In questa schermata è assolutamente importante che non premiate nessun tipo di funzione, perché qui c'è la possibilità di cambiare lingua, paese. Dovete soltanto premere OK. Tasto OK. Partirà la ricerca dei canali, che durerà circa 3-4 minuti. Considerate che dovranno iniziare a vedersi dei canali sul TV. Chiaramente adesso noi saltiamo questo momento perché sennò avremo il tempo. Come vediamo, siamo al termine della sintonia dei canali. Siamo alle ultime fasi.
sta probabilmente salvataggio. Normalmente dipende dalle aree, compare subito RAI 1, quindi questo significa che il televisore e il decoder è stato installato correttamente. Quindi andiamo a fare una breve carrellata dei tasti del telecomando. Qui con CH più e CH meno possiamo cambiare canale. I canali sono già messi in sequenza, ma c'è la possibilità di poterli spostare. Eventualmente richiedeteci assistenza al nostro numero WhatsApp, ve lo spiegheremo. Qui possiamo accedere al menu. Quello che diciamo sempre a tutti è possibilmente di non toccare niente all'interno di questo, se non andare a fare la ricerca automatica ogni tanto. Siamo nella fase di switch off, a volte non tutti tutte le zone sono ancora, hanno fatto il passaggio, quindi potremmo avere la necessità di rifare la ricerca automatica. Quindi andiamo sul menu, ci spostiamo sulla lente di ingrandimento del televisore, premiamo ok e con questo rifacciamo la ricerca automatica. Ecco, come dicevamo, navigando all'interno del menu troviamo il formato dello schermo, va lasciato tutto chiaramente in automatico. La cosa, come dicevamo, sempre soltanto la ricerca automatica. Qui si può regolare l'ora, lingua, questo va lasciato automatico. La cosa importante, se avete qualche dubbio che magari per sbaglio è stato toccato qualche tasto, si preme ok qui sul sistema, si va su impostazione di fabbrica, si preme ok, si digita 6 volte 6, 1 2 3 4 5 6, si preme ok e il decoder viene completamente resettato. Vi ritroverete nella schermata principale della prima accensione, dove premerete ok e rifarete di nuovo la sintonia manuale. Questo può essere utile in caso abbiate premuto qualche tasto per errore. Adesso andiamo a vedere alcune altre funzioni e anche la parte della memorizzazione del vecchio telecomando. È corredato da un telecomando tecnologia infrarossi, come potete vedere molto sottile, che ha questa funzione di poter memorizzare i tasti del vostro vecchio telecomando. I tasti memorizzabili del vostro vecchio telecomando sono accensione e spengimento, quindi sono questi tasti all'interno della sezione TV Control. Quindi tasto accensione e spengimento, tasto source che vi mostravo prima, cioè quello della sorgente, volume più, volume meno. A quel punto, quando avremo memorizzato questi tasti qua, avremo la possibilità di mettere via anche il vecchio telecomando del televisore, quindi utilizzare un unico telecomando. Quindi avremo modo di non vedere nessun filo, di non vedere nulla e di utilizzare solo un telecomando. Vi mostro come si memorizza il telecomando. Tutti i telecomandi per la modalità apprendimento. Quello che mi raccomando e che dico sempre a tutti durante l'assistenza è di non esporre, non fare questa operazione esposti a luce diretta del solare, e che le batterie siano completamente efficienti di entrambi i telecomandi. Soprattutto parlo del vecchio, perché spesso sui vecchi telecomandi si tende a tenerle anche un anno o due. Quando si fa questa operazione si deve avere delle batterie veramente efficienti. Come si effettua la sincronizzazione dei due telecomandi? Si tiene premuto il tasto set per qualche secondo finché la luce di accensione non si fissa, ok? Quindi in questo momento è in modalità apprendimento. Adesso andiamo a memorizzare per esempio il tasto di spengimento e accensione del vecchio. Premo, prendo il vecchio telecomando, premo e muovo più o meno, ecco, adesso l'ha preso. Andiamo per esempio a memorizzare il tasto volume meno, stessa cosa, il tasto corrispondente del vecchio telecomando. Mi sposto, ecco, quando fa questo doppio lampeggio vuol dire che ha preso la funzione. Ora facciamo volume più, lampeggia. Proviamo dall'altro telecomando, qui vedete, ecco,
adesso l'ha preso. Attendiamo qualche secondo che il vecchio telecomando, il nuovo telecomando si spenga e vada via il LED rosso, e in questo modo sappiamo che il telecomando si è memorizzato e quindi possiamo eliminare questo ed utilizzare solo questo. Da questo accenderemo e spengeremo il televisore. Questo sarà solo per lo spengimento del decoder. Da qui potremo controllare, come sul vecchio telecomando, il volume più, volume meno. Qui spengimento e accensione del televisore. Anche una domanda che ci viene spesso chiesta: se questo alimentazione dell'antenna deve essere disattivo. La risposta è sì, deve essere disattivo, perché le antenne diciamo normali in Italia sono già alimentate con un alimentatore interno. In caso arriviate in questa posizione e scegliate l'HDMI 1 o l'HDMI 2 e non troviate nessun risultato, non venisse fuori la nostra schermata del decoder, contattateci, perché potrebbe essere un problema di questo tipo. Abbiamo magari a che fare con un monitor o con un televisore un po' più vecchio del normale e dobbiamo andare ad abbassare la risoluzione. Vi mostro comunque come fare. Quindi montate il decoder su un televisore più recente, se ovviamente ne siete in possesso. Entrate nell'HDMI, prendete il telecomando del televisore, del decoder, scusate. Andiamo su immagine, premiamo ok, scendiamo sulla risoluzione, eccolo qua, e andiamo su una risoluzione più bassa, con la freccia ci spostiamo a 720p, premete ok e a questo punto potete rimontare il decoder sul televisore più vecchio, che non accettava magari la risoluzione, e vedrete che il televisore funzionerà senza problemi e anche il nostro decoder si avvierà senza problemi.